E invece Zero Suit Samus. ZSS, ci sta, ci sta, ok. La ZSS storica di Gian. Sono partiti, diamo un secondo, aspetta. Ok, questa, update, perfetto, 3, 2, 1, gioco! Si gioca. Ci siamo, inizia il game, faranno button check, non lo sappiamo, ma lo scopriremo subito. Mi sa che hanno appena iniziato, siamo su Small Battlefield. Siamo su Small Battlefield. E i due giocatori iniziano già ad approcciarsi abbastanza... abbastanza aggressivi, sì, devo dire. È abbastanza aggressivo, ho considerato che Gian sta giocando Zero Suit. Tra l'altro, una scelta interessante secondo me per il matchup. Che comunque, ricordiamoci che ZSS non va particolarmente. Non le vanno particolarmente a genio i personaggi piccoli. E come conosciamo, Pikachu una fettella. Ok, letteralmente. No, sì, infatti come stiamo vedendo Gian c'ha un po' di problemi, già con un 88% e ha quasi rischiato di essere preso dal Thunder di Pikachu, non cosa buona, anche se si becca questo Fair off stage, attenzione, potrebbe perdere la stock, non succede, recupera, cerca di tenere centro stage, non ci riesce, non è vero. No, Gian riesce a riprendersi centro stage, cerca di pushare Pikachu al corner, però il dash attack, dalla testata, la botta in testa che tira troppo forte purtroppo questo dash attack. E quindi Gian Shuka si trova con una stock in meno e stock in meno contro Pikachu. Cosa che però forse riesce a recuperare, no, no, perché si riesce ancora a fare DI, perché fa ottima DI corretta. Ottima DI. Attenzione, parte la combo da parte di Pikachu, Nair. Fair che prende, back here, fa un sacco di pressione questo Pikachu, di nuovo Fair, lo porta off stage, diciamo cerca di... Ha un ottimo controllo di stage, però come ben sappiamo Samus se ne può fottere. Esatto, infatti come abbiamo appena... Scusando il francesismo. Penso che non sia un problema, ad ogni modo. Come possiamo vedere adesso, Nishuka pian piano sta forse ritornando un attimo in pari con la percentuale. Non è vero, perché si becca questo up throw, non viene preso di nuovo dal Thunder. Attenzione, up tilt da parte di ZSS. Fair, lo porta off stage, cerca di tenere il... Non riesce a tenere il ledge. Muore di nuovo di Fair. Mamma mia, questo Pikachu è cattivissimo. Si sta approcciando la partita con una alta aggressione. Sì, infatti. Sta tenendo il vantaggio, non lo sta lasciando andare. Si sta cavando molto bene. Adesso Gian deve riuscire a trovare un'apertura per poter almeno togliere questa stock e riportarsi almeno a pari per... a pari stock in questo caso. Anche se la vedo molto dura, perché questo Pikachu di combo ne fa. Attenzione, neutral B che prende ma non fa, non converte in nulla. Trovo che Gian sta anche proprio faticando a colpirlo. Side B che prende, lo uccide. Ok, strano. Non mi aspettavo. Forse un po' la DI che... Forse la DI è un po' sbarbina in questo caso. Sì. Ma non è un problema. È un 76% comunque da parte di ZSS, che potrebbe morire forse tra poco con questo Fair. No, perché riesce a fare la corretta DI e schiva attenzione questo Thunder che poteva portare ad una situazione veramente brutta. Ma questo Nair insieme all'up smash porta al... primo game vinto da parte di Solaris. Complimenti a... aspetta, questa come è ho detto, ha tenuto, non ha proprio lasciato andare il vantaggio. Questo è Winners Round 1, giusto? Round 1, sì, sì, perfetto. Però siamo proprio in apertura. Ok, perfetto. Winners Round 1. Tournament name GT. Sì, GT 18. E ricominciano sul con il secondo game, small sempre Small Battlefield. E adesso, vediamo un po'. Non so se è un ottimo counter pick, secondo me. Cioè, non so se sia un ottimo counter pick, perché... Allora... Trovo che forse Samus aveva bisogno della terza piattaforma, ma immagino i tre piatti siano stati tutti bannati. Sì, probabilmente. Quindi opta su un'opzione per cui riesca comunque a fare ladder. Anche se... Oddio, magari... no, sì... magari avrei preferito vedere uno stage più grande. Sì, però forse non vuole che il Thunder Jolt di Pikachu dia troppo fastidio. Questo è quello che penso io. Ad ogni modo, qua situazione un po' come prima. Percentuali molto alte per ZSS, 38% per Solaris, che prova ad edgeguardare. Ultima conversione da parte di Gian, però non va da nessuna parte. Anche se Solaris continua a tenere... Oh!
NSD non ha calcolato forse bene l'app di aiuto, non so parlare oggi. Prende la combo di Pikachu che lo riporta off stage, già nel centro stage non lo sta incontrando, sono su due rette parallele che non si incontrano già nel centro stage in questo set. Però come possiamo vedere in questo momento comunque Gian cerca di in tutti i modi di fare più danno possibile, lo porta ad un 72%, però il Thunder Jolt con questa up B che ha fatto il suo e continua ad utilizzare questo up B perché... No, questo era quel attacco, mi sa. Thunder Jolt è il Neutral B. Ah, giusto, scusa. L'up B continuava ad utilizzare. E con questo Fair si porta in vantaggio di ben due stock con un 72%, che non è per niente male con questo matchup. E attenzione, non entra il down B di Pikachu e questo lo porta ad un SD. Vabbè, clamorosa. Siamo in apertura di torneo per tutti. C'è chi ha dormito, chi no. Partite di riscaldamento. Esatto. Attenzione, parte questi up air, anzi up tilt da parte di Pikachu. Fair non connette. Side B da parte di ZSS, che prende 55%, 63, 69. Non si becca la spike da parte di Solaris. Prova con la grab ZSS, non ci riesce. Questo dash attack di Pikachu potrebbe essere la fine, perché se lo porta off stage non è vero, perché recupera benissimo Gian Shulka. Arriva con la grab, prova a tenerlo off stage, non ci riesce. Solaris recupera senza problemi, però rigrabba di nuovo Solaris. Gian Shulka prova con left tilt, se lo riporta off stage. Non ho capito cosa Solaris voleva fare lì. Riesce sempre a sgusciare di nuovo sullo stage grazie alla P di Pikachu e chiude la partita. Chiude la partita. Purtroppo il dash attack di Pikachu però è bastardissimo, uccide veramente in fretta, mamma mia. Però ricordiamoci che tutti i set di questo torneo saranno best of 5, quindi potrebbe ancora essere un comeback da parte di Gian. Ritornano su Small Battlefield, ok, interessante, devo dire. Non si vogliono spostare. Persevera. Gian persevera, tiene... Non ci ho pensato, ma... Per allo zio, perdonateci, non dovevamo scambiarli, scusateci, abbiamo sbagliato. Solaris è il pica, come si vede, Gian è il cosa. Sì, non me l'ho dimenticato perché ci ho notato solo ora. Comunque, qua situazione sempre di leggero vantaggio per Solaris. Adesso vediamo un po' se la può cavare oppure no in quest'ultima stock. Deve essere molto più paziente, come abbiamo visto, anche se Solaris se ne frega della pazienza e va aggressivissimo. Edgeguarda anche molto bene con questo down B che... Tra l'altro, reverse down B che io non... è veramente difficile da fare. No, Solaris è sempre di fronte a Gian, non sta giocando molto di neutral B, non gli dà spazio, e questo down smash stava quasi per ucciderlo, mamma mia. Attenzione, prende questa volta il Thunder di nuovo, ma non lo spike. Left tilt da parte di Pikachu, lo riporta dall'altra parte dello stage. Di nuovo un altro off tilt che lo porta dall'altra parte dello stage di nuovo. Cerca di tenere lo stage, questo back air potrebbe ucciderlo, non ci riesce. Ad una percentuale del 154%, parte con ledge trump, però... Gian trova, non trova la kill, scherzavo, non devo parlare. Stava per esserci un reversal forse, ma invece il dash attack. E invece il dash attack uccide. Ci rivolta la realtà. Però comunque se l'ha portato ad un 89%, ZSS non ha delle mosse che non possono uccidere, così... Ecco la B. E infatti arriva l'up B after shield che uccide, mamma mia. Giasciuga pian piano si sta un attimo riprendendo forse. Sì, siamo in una situazione di pareggio. Anche se Pikachu sta tenendo benissimo lo stage, lo sta tenendo off stage, e questa è la cosa che deve fare in questo momento. Lo sta facendo, anche se ZSS non è da meno, prova a tenerlo. Miss input lì è partito. C'è da dire che la capacità di tenere ZSS sempre off stage è notevole, perché ricordiamoci che appunto down B di ZSS è ottimo per uscire dalla situazione di svantaggio. Vero. Però Solaris se l'è sempre aspettato, se noti. Sì. Adesso come possiamo vedere qua la situazione è... Thunder Jolt che risale lo stage. Vabbè. Serpeggia verso penso proprio Solaris. Per questo che non si è voluto andare su stage più larghi, perché il Thunder Jolt gira ovunque gli pare. Esatto. Questo down tilt lo prende, prova con left smash, ma era troppo distante. Prende la grab di ZSS, down air che non ho capito da dove ha preso. Da dietro, ottimo. Parte col Thunder da sotto lo stage. Sì, però, per
Attenzione, trova la kill con Neutral B into AP. Primo vantaggio di Jan Schulka per questo game, per questo set. Dove deve riuscire a tenerselo bene. Questo down smash aiuta tantissimo. Lo porta ad un 38%, 47% con questo AP B. Deve riuscire a tenere ancora questa stock e deve fare più danni possibili. E invece non distrazione, si prende un altro sta di fatto che comunque è sempre in vantaggio, deve riuscire a tenere il vantaggio. Pikachu è molto più leggero di ZSS, deve riuscire a convertire, a trovare l'entrata per riuscire a trovare la kill. Attenzione però, la rage sale per entrambi i PG. Back air di Pikachu fa i suoi danni. Questo down air di parte di ZSS non l'aiuta. Up B di Pikachu invece lo sta aiutando tantissimo. Di nuovo questo back air, prova a tenere il centro stage. E se il centro stage ce lo trova a tenere off stage. Attenzione. Prova di nuovo col dash attack, questa volta non uccide. Però arriva il fair che purtroppo porta Jan Schulka all'ultimo game e purtroppo perde. Complimenti ad entrambi i giocatori.